poi del film. Questo è un caso, per esempio, che abbiamo finito un mese fa circa. Piorrea tutta la bocca, sopra, gli unici denti che poteva mantenere erano questi sotto. Questi, l'osso stava ancora alto, era meglio mantenerli questi, anche perché ci dà un feedback, poi in masticazione ci dice al cervello che sta masticando. Quando invece togli proprio tutti i denti che ormai sono andati, lì la bocca è un po' insensibile e quindi è un po' più rischioso. Lui è Dumitru, questo è il tipo di lavoro che abbiamo fatto, titanio. Pecton sopra che funge da materiale da assorbimento degli stress, poi la gengiva simulata fuori. È stata messa poi la colla di unione tra il titanio e il pecton, e poi sopra sono state messe le zirconia. Quelli sotto sono i denti veri, questi sono tutti finti. La finalizzazione l'ha fatta Victoria, il tecnico che vi dicevo prima. Guardate qua il livello di mimetismo, guarda, ve lo zoomo perché è davvero bello da vedere questo. Vedete? La texture di superficie, ok, ci sono queste righe, qua è più arancio, qua è più arancio, qua è brunastro, qui è grigiastro, qua è grigio, si vede il trasparente della bocca dietro. Il punto di unione qua viene simulato scuro che c'è tra i denti. Queste sono le linee d'angolo del dente. Vedete che ci sono delle linee d'angolo che sono i punti dove la luce fa rifrazione. Questa è la forma del dente, ok, grosso modo così, e ha due linee d'angolo, una qua e l'altra più lunga qua, che va a perdersi qua nello spigolo. Più c'ha tre mammelloni, i mammelloni sono questa, questa e questa zona. In genere c'è un grigio in quest'area e questa è l'area che può diventare brunastra, scura, ok, perché si infiltra. Poi abbiamo le zone qua un pochino più bluastre che è lo smalto e la zona poi questa parte qua sopra che deve essere tutta più arancione. Sono dei compositi, il dente non è un monocolore, ci sono tanti colori all'interno di un dente. Più c'è tutta la texture di superficie, queste rigature che vedete, lì si vedono meglio, si vede la superficie. Questo è zirconio, anche composito si può fare così. Anche composito, però il composito è più monocolore. Scusa, la gengiva Artificiale, all'arancio? Ah, no? è Artificiale. La gengiva è anche poi. sul zirconio si può fare la gengiva artificiale. Sì. Questa è gengiva artificiale, la linea di passaggio è poi questa, dove si inserisce in genere il filo per pulire. Il filo viene inserito qua. Però questo è tutto artificiale. Anche la glasatura, c'è un po' di saliva sopra, però in realtà viene glasato poi tutto quanto dopo. Si passa un lucido che lo rende brillante. Poi con la saliva dà il vero effetto naturale. Vedi qua, c'è la linea di passaggio, si vede qua. Il robot ancora non lo fa questo. Per quello vi dicevo, serve ancora l'occhio umano per fare questo e servono artisti.